Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Ultima partita di campionato, Genoa-Roma, ci giochiamo lo scudetto. Siamo primi con un punto di vantaggio sulla Juventus che insegue in classifica. Vincendo ovviamente saremmo campioni. Se non dovessimo vincere dovremmo sperare in un risultato negativo della Juventus. Quindi è praticamente una finale, vincere per vincere e stare tranquilli. L'avversario non è per carità imbattibile, però come avrete imparato se avete seguito questa serie, le partite che soffro di più sono poi proprio quelle contro le cosiddette provinciali, anche se il Genoa non è una provinciale, diciamo con le squadre ecco, sulla carta inferiori. Quindi non bisogna proprio sottovalutare questa partita. È un ultimo sforzo che bisogna fare per riuscire a vincere di nuovo lo scudetto dopo lo scorso anno. Ovviamente la formazione è quella titolare, quindi con De Santis in porta, linea difensiva a 4 con Clichy a sinistra, Maicon a destra, al centro Benatia e Vidic, sì, i due mediani dico bene che sono De Rossi e Strootman, i tre trequartisti che sono Totti al centro, Gervinho da una parte e Eden Hazard dall'altra e davanti eccolo qua, Zlatan Ibrahimovic. È tutto pronto, quindi per questi ultimi 90 minuti di campionato si parte con la Roma in possesso di palla, Gervinho, Strootman, De Rossi, Hazard dentro a cercare Totti, pallone lungo, Perin. Poi temporeggia, rilancia il pallone, Clichy di testa, Kuzka, Antonelli. In avanti per Kuzka, su di lui basta Strootman, Kuzka, anzi Antonelli quello, no, non so chi era. Comunque Benatia fa un grandissimo intervento e poi Totti riparte. Attenzione al break della Roma, Totti, nello spazio per Hazard, buono il pallone, Hazard, ancora nello spazio per Gervinho, al centro c'è Clichy solo, adesso rimane soltanto Ibra, pallone per lui, Ibra, Perin, arriva Clichy, non è finita ancora Ibra. E lui in possesso di palla, finte di Ibra, entra in area, Ibra, palla al mezzo, Totti. Che cosa ha sbagliato Totti? Che cosa ha sbagliato Totti? Era un tap-in facile facile. Mamma mia. Erroraccio da parte del capitano al settimo minuto. Poteva subito portare in avanti la Roma. Benatia. La mette giù proprio per Totti. Che cerca Ibra che fa sponda dietro da Hazard. Che va ancora da Totti. È partito Gervinho. Lo vede Totti. Pallone per lui. Gervinho. In velocità. Se ne va via Gervinho. Poi viene chiuso. Costretto a fermarsi, Gervinho va al fondo, il cross, si porta fuori il pallone però allora, calcio di invio per Perin. Il rilancio di Perin, tutto si fece buio su tutta la terra qui, è diventato tutto nero, siamo un po'. Finestra. Ok, almeno c'è un po' di luce. Maicon mette fuori il pallone, Totti, gioca bene su Ibra. Di fianco a lui Gervinho, ecco servito. C'è Totti dall'altra parte solo. Gervinho lo vede, il pallone proprio per Totti. Totti su De Maio, Totti dentro per Ibra. Ibra ruba il pallone, Ibra per il, la palla resta lì De Maio. Oh, anzi sarebbe De Maio forse, perché è francese. Kuzka lo ferma Gervinho, partita sprombattuto da Roma, Maicon ancora per Gervinho. Per Totti che veniva incontro, Totti fermato da De Maio. Kuzka. Bertolacci dietro da Gamberini attaccato da Ibra, rischia tantissimo. Poi Versalico attaccato, perde il pallone, lo recupera Hazard per Totti dietro da De Rossi con calma a Roma. De Rossi apre su Maicon, tre quarti spostato sulla destra, si centra ancora da De Rossi. Tiene il movimento di un compagno, sai Clichy a cosa è servito Clichy. Chiedono due a Totti, lo ottiene Clichy sul fondo, il cross col sinistro al volo diventa quasi un tiro, Gamberini mette fuori. Kuzka fa sponda su Biondini e riparte il Genoa. Bertolacci attaccava Strootman che gli ruba un gran pallone. Totti va sul sinistro, la finta. Totti parla sul destro, lo prova Perin in angolo. La Roma sta premendo tantissimo. Va Totti alla bandierina. Cross del capitano verso Nemanja Vidic. Il colpo di testa Perin. Impegnato molto in questi primi 20 minuti. Rinvia al porterino del Genoa. Benatia di testa, svetta Ibra. Pallone poi finisce sui piedi di Bertolacci. Salta la linea mediana Bertolacci, avanza.
poi si appoggia dietro a Gamberini, attaccato ancora a Bertolacci, centralmente per Biondini, in tre su di lui addirittura, si va dietro da De Maio, sale un po' il Genoa, Biondini apre per Versalico a destra, Versalico attaccato, salta l'uomo, Versalico dietro per Biondini, tanto l'Inter che comunque è coinvolta nella corsa scudetto, ho dimenticato di dirlo perché teoricamente può vincere anche l'Inter che mi sembra due punti sotto, sta perdendo contro il Chievo a Verona 1-0. Ibra non si capisce con i compagni, quindi in questo caso l'Inter sarebbe definitivamente fuori dai giochi se dovesse non vincere a Verona. Biondini, Versalico, mamma mia che rischio, adesso già non fa possesso palla, ho parlato, Gervinho ruba il pallone, De Rossi cerca ancora Gervinho, il rimpallo però è favorevole al Genoa, allora Antonelli con le mani per Kuzka, Centurion, Antonelli il fondo, il cross verso Girardino, Clichy di testa, non sarà un cliente facile Girardino, poi Clichy prova a rilanciare l'azione, capisce tutto Biondini, Hazard poi va a recuperare, serve proprio, no, nessuno, non si capisce con Clichy, quindi occasione sprecata. 33esimo in corso, sempre 0-0, bella partita. Kuzka avanza, ok, Liberazzi poi prova a chiamare avanti Antonelli, ancora Antonelli sbaglia il tocco, però serve Totti, Bertolacci lo rallenta un po', ma Totti riconquista il pallone e serve Gervinho che può andare sulla fascia, avanza Livoriano velocissimo come sempre, in mezzo c'è Ibra, il cross di Gervinho proprio per Ibra, palla per lui, messa fuori, arriva De Rossi, la botta al volo, anzi controbalzo più che altro, palla che finisce alta. Il lancio di Perin, Strootman, Totti, Hazard, partito Strootman, lo vede, pallone proprio per lui, Strootman lento però, Antonelli ritorna, poi Strootman di testa, Perin, il lancio poi Perin, Girardino prolunga, poi Maicon, Benatia, ma c'era un fallo credo su Maicon, sì, infatti Benatia sul pallone gioca rischiando gioca corto rischiando un po' per Strootman, Strootman cerca Ibra, Ibra fa salire la squadra, sale proprio Strootman, pallone per lui, Strootman il pallonetto per il non ci arriva, palla fuori, però sta sciupando tantissimo in questo primo tempo, facciamo così, ok, Bertolacci, Biondini, Girardino, Versalico avanza centralmente, nessuno attacca, Stojan esce su lui, Clichy, il tacco di Stojan male però per Vidic, Hazard prolunga per Gervinho, Gervinho centralmente va da Ibra, Milan 3 fa solo 0, intanto Ibra si attarda nel passaggio da Bertolacci, Versalico centralmente, Girardino va indietro a prendersi un pallone non molto preciso, De Maio, Kuzka, Strootman su tutti i palloni oggi, poi Maicon, Hazard in avanti, De Maio chiude, Totti anticipato, Girardino dietro per Kuzka, attenzione a Kuzka, avanza, fronteggiato adesso da Strootman che va a chiudere anche su Versalico, Versalico in avanti per Bertolacci, Vidic su di lui, il cross di Bertolacci è direttamente fuori, completamente sballato questo cross per fortuna. Finisce qui il primo tempo tra l'altro, no, ho visto che faceva la Juventus, ma meglio così, bisogna vincere, bisogna segnare, quindi mettiamoci in ultra offensiva perché tanto il pareggio non ci serve a nulla. Girardino, Kuzka, Bertolacci, Biondini, Versalico prova a seguire lungolina Stojan, Clichy in chiusura, poi Vidic, adesso sale il pressing del Genoa, De Santis sparacchia lontano dove c'è Gervinho, ma troppo lunga anche per lui, e allora rimessa con le mani per il Genoa, Antonelli dietro per De Maio, attaccato da Gervinho, gli porta il pallone, forse lo tiene, no, non lo tiene neanche stavolta, Antonelli dietro ancora per De Maio, attaccato sempre a Gervinho, lo costringe all'errore, Antonelli rimedia e poi rimbalza male il pallone, Gervinho alla fine ce la fa a conquistare una rimessa,
gioca corta su Totti, centralmente per De Rossi. De Rossi però a liberarsi, zona di De Rossi allarga un po' troppo, poi serve Gervinho. Allora Gervinho, il cross è buono per Strootman. Non vuole entrare questo pallone, ragazzi. Strootman, tra l'altro, si sta proponendo tantissimo oggi in avanti. Il pallone sembra proprio non voler entrare. Allora Perin con le mani fatte corte, rischiando un po'. Gamberini sbaglia il tocco. De Rossi, Strootman. Ma dentro Ibra, forse fuori gioco, sì, che palle. Di Maio batte corto di nuovo, Antonelli, Kuzka, Giardino, Bertolacci apre a destra, Bversalico che ha un po' di spazio, Clichy gli porta via il pallone e può ripartire, serve avanti Totti, troppo lento Totti però, la Gamberini dietro per Perin, rilancio di Perin, Centurion, De Rossi lo va a chiudere, ma ancora Centurion. Poi Biondini. Avanza Biondini, salta un uomo, cerca di servire Kuzka, ci riesce, ma magari gli torna. E poi guadagna anche rimessa al fondo, facendo gambare il pallone sull'avversario. Siamo al 60esimo, sempre 0-0, non si sblocca la situazione. Gervinho, Strootman, Totti, apre per Gervinho ancora. Se c'entra Gervinho, salta un uomo. Salta un altro, va dentro Totti, lo vede Gervinho, Totti, Totti dall'altra parte, Bersalico, una chiusura che vale un gol, il pallone continua a non entrare. Stojan, Biondini, Gamberini, in avanti per Biondini, esce su di lui, riporta via il pallone, poi Vidic, per Strootman, per Gervinho, fa salire Maicon. Ecco il brasiliano che si accentra, salta un uomo. Maicon, parte Hazard, vedi Maicon, buono il pallone. Posiziona al centro dei compagni, Hazard, la finta, rientra sul destro, Hazard, Hazard in area, palla fuori per Ibra, Kuzka, la palla resta lì, Strootman, pallone lungo per Maicon. Ci arriva il brasiliano, deve liberarsi, Antonio lo chiude in rimessa laterale. Tanto fuori Biondini, dentro Kofi, Maicon, Gervinho per Totti in area, Totti, Totti lo spunto, il cross verso Ibra che era andato troppo indietro, Bertolacci, Bersalico in avanti per Stojan, attaccato da Clichy, si porta via il pallone Clichy ancora una volta, poi Vidic, poi Hazard che cerca e trova De Rossi, è buono il pallone per Totti, attenzione Totti, 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 il pallonetto! Francesco! Che gol! È il pallonetto di Totti! Preciso, chirurgico all'angolino col sinistro. Porta in vantaggio la Roma ed è un gol importantissimo. In questo momento la Roma è campione d'Italia. Ma manca ancora un quarto d'ora abbondante più recupero. Kuzka. Tanto il Milan fa il quinto gol contro il Sassuolo. Bertolacci. Contropiede. Difensiva, no, difensiva forse è un po' troppo. Occhio, occhio. Benatia. Occhio. Gervinho, Maicon. Ibra riesce a raggiungere il pallone, prova a lanciare Gervinho, Kuzka però gran chiusura, poi Antonelli centralmente per Giardino dentro verso Centurion, Maicon un po' in ritardo, il cross di Centurion, la palla esce, sì, la palla esce, quindi De Santis può rimettere dal fondo, 77esimo, Maicon, Gervinho tende la sua pressione di compagni, poi guadagna la rimessa laterale facendo carambolare il pallone sull'avversario, per lo stesso Gervinho con le mani, la gioca dietro su Benatia, la fa girare su Vidic, che la fa girare su Clichy. Clichy in avanti, cerca un passaggio un po' azzardato per De Rossi, Gamberini, Kuzka, cazzo, cazzo, Centurion dentro per Antonelli, e meno male perché andava in porta, invece sbaglia tutto Centurion.
Tanto c'è ancora un cambio dentro Fett Fassidis fuori Centurione proprio. De Santis gioca ancora corta su Maicon. Lungolina da Gervinho. Strootman per Totti. Ancora per Gervinho che si ferma. Salta un uomo Gervinho. Al centro c'è Ibra. Gervinho il cross è proprio per Ibra. Un po' corto. Arriva De Rossi. La botta al volo per Im. Lancia poi Perin. Clichy non sbaglia un contrasto. Hazard sale proprio Clichy, è quello servito. Dai Clichy mette in mezzo il pallone. Ibra, De Maio, ancora Ibra, va da resta lì Ibra, il tiro Perin, Kofi, Ibra, Ibra, mamma mia, ormai è fatta. Ormai è fatta. Mancava la zampata di Ibra per questa partita. Ormai è fatta, ragazzi. Siamo campioni d'Italia. 88esimo. Ormai si attende solo il fischio. Antonelli, Giardino, Bertolacci, Stojan. Manza Stojan. Clichy, Clichy. Non si passa mai con Clichy. Poi Totti per Ibra, sponda Strootman, ancora Ibra. Grande azione Ibra. Viene fermato in mezzo a 3 Kuzka. 4 minuti di recupero. Stojan intanto non riesce neanche a fare uno stop. Clichy monumentale oggi. Vidic, cambio di gioco ottimo, perfetto su Gervinho. Totti ancora per Gervinho, si posiziona al centro Ibra. Il cross di Gervinho è proprio per Ibra di testa, forse angolo però, forse l'ha presa Gamberini. Sì, infatti lo dava a Totti. Cross del capitano verso Ibrahimovic di testa, la prolunga in qualche modo, ci arriva Hazard, Hazard la rimette in mezzo per Ibra! Zlatan Ibrahimovic! Doppietta! Doppietta! 41esimo gol in campionato! È un fenomeno! Mamma mia! Genoa 0, Roma campione d'Italia 3. Bertolacci, Ibra ancora, non è sazio. Poi Fett Fassidis vince l'impallo. Antonelli, Fett Fassidis. Finisce qui! Finisce qui! Finisce qui! Campioni d'Italia! Per il secondo anno di fila, vinciamo il Road to Champions, vinciamo il campionato. E gustiamoci la festa. Con la mano di De Santis che trapassa il busto di Maicon ed esce dall'altra parte, e con i coriandoli che vanno un po' a scattoni, anche stavolta è fatta. Quest'anno è stata molto più tosta dello scorso anno però, a parte perché ho alzato la difficoltà a leggenda, ma soprattutto perché è stata più tosta, non so il perché, è stata molto più equilibrata. Siamo stati sotto secondo in classifica per gran parte del campionato, c'è stato il sorpasso credo nelle ultime 10 giornate più o meno. Ho tremato parecchio sinceramente nelle ultime giornate in cui ho cominciato a pareggiare a destra a manca, mi pareggiavano sempre con i gol al 90esimo, gol peraltro sempre rocamboleschi. Alla fine per fortuna che c'era lo scontro diretto. Chi è questo? Non dovrebbe alzarla al capitano. Ah, era destro comunque. Non ha mai giocato poverino. Eccola qua, tutti con la coppa, vai. Non mi ricordo più neanche cosa stavo dicendo, ma chi se ne frega. Ah sì, no, dicevo che era stata parecchio in bilico perché avevo cominciato a pareggiare un po' di partite anche sulla carta abbastanza facili. Poi c'è stata, il Genoa non ha mai tirato in porta, zero tiri in porta, però avuto il possesso palla e invece poi c'è stato lo scontro diretto appunto alla penultima, che ha un po' cambiato le sorti del campionato. Un gran capitano, 8.7. Andiamo a vedere a questo punto le statistiche di questa stagione, i punti, i gol, gli assist eccetera. Ah, ecco qui la rosa, qui possiamo vedere credo i miglioramenti, vedete dove c'è il totale, l'overall che è 80-1 per De Santis che credo sia calato, così come Maicon, Benedetti è rimasto uguale, Vic è calato, ovviamente tutti i giocatori avanti con l'età quindi è normale che calino, Clichy è rimasto uguale, Strootman è salito più 2, De Rossi è rimasto uguale, Gervinho più 2, Hazard è rimasto uguale, Totti è calato di 2, Ibra uguale, nonostante non se ne sia accorto nessuno. Guardate là, media voto 7,70, presenze 46, gol 55. Non ci rendiamo conto.
41 gol in Serie A, 4 in Coppa Italia, 10 in Champions League, un fenomeno. E 10 assist, eh. E comunque. Florenzi, vabbè, più 2 anche lui. Destro che comunque alla fine, male, un po' di partite ha giocato, 22 presenze, 7 gol, rimasto uguale. Pjanic è salito di 1. Cerci pure. Castagna, niente. Lobont meno 4. Mihai Balasa più 3, ma non so neanche chi sia. Vabbè, questi due giochi nella primavera, insomma, bla bla bla. Grande Skorupski. Vabbè, insomma, questo era Bradley, Burdisso, gente che non c'è nemmeno più ormai. E ce ne frega il giusto. Andiamo a vedere appunto le statistiche della Serie A. Cominciamo dalla classifica marcatori, che vede appunto. Beh, questa è la classifica marcatori della Coppa Italia, che ancora si deve chiudere, quindi la vedremo poi. C'è Nagatomo comunque secondo. Questa invece è assist sempre della Coppa Italia. Partiamo dalla Champions League. L'assist man della Champions League è stato Schweinsteiger con 5. Il nostro giocatore più alto in classifica è De Rossi con 2. E vabbè. Mentre le reti in Champions League, queste belle reti inviolate, cartellini gialli. Il più cattivo è, sono tutti cattivi con un cartellino rosso soltanto. Quindi vabbè. I marcatori, guardate un po' chi c'è davanti. Nonostante siamo usciti cos'è dai quarti. C'è proprio Ibrahimovic anche qui con 10 gol, precede Eto'o 9, Tevez 8, Rooney 7, direi tutti gli altri. Anche qui Ibra se la comanda. E vabbè, gli altri l'abbiamo già visti. Andiamo a vedere appunto. E beh, l'Europa League non abbiamo partecipato, non ce ne frega nulla. World Cup, Serie A, ecco qua, guardate chi è l'assist man. C'è Totti a 14 davanti a Tevez 12. Subito dopo c'è Ibra a 9. Poi di Natale Benzema, Cassano, poi ci sono anche Gervinho e Pjanic, il più in basso a 7, ma Totti è spettacolare. Alla faccia di chi diceva che era vecchio e che non dovevo farlo giocare. Reti inviolate c'è De Santis appena dopo Handanovic, con 18 partite con la reti inviolata, 19 invece c'era Handanovic, quindi beh, dopo c'è Marchetti, non si sa com'è possibile. Cartellini gialli, il più ammonito è stato Pisano, Allan, qui non c'è nessuno dei nostri, nei primi 15. Cartellini rossi, Guarini il più cattivo, Cannavaro, Siani, Pereira, anche qui non abbiamo nessun esponente. E marcatori, Ibrahimovic 41, Bonaventura, secondo a 20, ammazza. Poi Gomez, Benzema 18-17, Palacio, Di Natale, Tevez, Gilardino, bla bla bla. Anche qui c'è Ibra 41, poi il mio secondo giocatore è non so chi sia, è Gervinho a 10, c'è cioè staccatissimo, ha fatto. Cioè tra il primo e il secondo che marcatore della squadra ci sono 31 gol, pazzesco. E basta, vabbè, abbiamo visto tutto. Concludiamo con la classifica finale del campionato. Classifica che vede la Roma a 87 punti davanti a tutti i campioni d'Italia. Seconda la Juventus a un punto di distanza con 86 punti. Poi l'Inter a 82 che probabilmente ha perso. La Juventus comunque aveva vinto di nuovo, ovviamente. Poi Napoli e Milan a 76-72 che vanno quindi in Europa League. La Lazio che si porta appena fuori dall'Europa con 67 punti, poi tutte le altre in Serie B vanno Sassuolo, Torino e Sampdoria. E sì, questo è. Vediamo chi ha la migliore difesa e il migliore attacco. Allora, la differenza reti migliore sicuramente ce l'ho io, sì, con 61, direi proprio di sì. Gol fatti 92, quindi anche il miglior attacco visto che la medaglia ha fatti Ibra. Sì. Gol subiti, non ho la migliore difesa neanche per un po' perché io ne ho subiti 31, meglio di me ha fatto l'Inter a 25. Penso sia l'Inter la migliore difesa, sì. L'Inter a 25. Anche il Milan a 29 ha fatto meglio di me. La terza migliore difesa, quindi la mia, se non una rapida occhiata sembrerebbe la terza. È veramente tutto, ragazzi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, per aver seguito questo esaltante campionato. Il Road to Championship però non finisce qui perché i più attenti di voi si ricorderanno che c'è una finale di Coppa Italia da giocare, appunto, Roma-Juventus ancora. E nel calendario di FIFA si gioca dopo la fine del campionato, quindi settimana prossima, nel prossimo weekend, Roma-Juventus finale di Coppa Italia per giocarci ancora una volta un trofeo, ancora una volta contro la Juve. E quindi vi ringrazio e ci vediamo con l'episodio conclusivo che sarà appunto settimana prossima, finale di Coppa Italia. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e niente, è tutto. Ciao ciao!